Buona domenica e ancora buon Natale da Simona De Santis che vi parla e da Simone Chiappetta, regista della trasmissione della Santa Messa, oggi in diretta da Roma, dalla Basilica di Santa Maria in Domnica alla Navicella. O Santa Città, ci sentiamo di esclamare di fronte a tanta bellezza, ammaliati dallo splendore di un museo a cielo aperto che racconta secoli, anzi millenni, di storia, di cultura, di religione. Come non potremmo non sentirci parte delle vicende del popolo dei credenti, che proprio qui pianta le radici del ministero petrino e si espande fino agli estremi confini della terra e del cuore dell'uomo. Come non potremmo non sentirci coinvolti attivamente nella realizzazione dei valori universali incarnati nei segni indelebili della romanità e nelle vicende della città. Roma è davvero la capitale del mondo. Continuiamo ad affermare, attraversando i ponti del tempo e appagando l'anima di sacralità e il cuore di meraviglia. L'amiamo come patria nostra, ci sentiamo cittadini da dovunque posto arriviamo, specchiandoci nelle sculture marmoree e bronzee dei personaggi che hanno fatto grande la città, che l'hanno costruita. Roma è un segno di speranza, ha in sé la luce di un astro che irraggia l'universo, potremmo ancora dichiarare, incamminandoci verso la sommità del Colle Celio, verso la chiesa che oggi ospita la celebrazione. È la Basilica di Santa Maria in Domnica alla Navicella ad aprirci le porte in questo giorno di festa e ad accoglierci con la sua eleganza originaria. Il sole che sfiora al mattino il timpano non tocca l'arioso portico a cinque arcate e la fontana a forma di nave che l'anticipa, ma insieme agli elementi che raffinano tutto il circondario, accentuano i tratti rinascimentali dell'edificio e gli stemmi marmorei che decorano l'intera facciata, riflettendo il passare del tempo e l'intervento di papi e cardinali. La solennità dell'interno su pianta basilicale a tre navate e il maestoso mosaico voluto da Papa Pasquale I ci accompagna in questa prima domenica dopo Natale e ci aiuta a conoscere più da vicino la Santa Famiglia, la madre col bambino al centro del meraviglioso catino absidale attira la nostra attenzione e la orienta in un vero e proprio percorso di fede. La Vergine ci conduce al Cristo grazie alle innumerevoli immagini sacre e ci aiuta a guardare insieme la Deità e l'umanità del Figlio, a serbare con Lei questo mistero grande nel cuore, potremmo dire anticipando la parola di questa giornata, con l'amore ma anche con l'apprensione e la premura di una madre, ci indica Gesù che il Vangelo di oggi mostra già indaffarato ad occuparsi delle cose del Padre suo, seduta ad ascoltare e a interrogare i maestri del Tempio di Gerusalemme. Presiede l'Eucaristia Sua Eccellenza Monsignor Dario Gervasio, Vescovo Ausiliare di Roma. Celebrano con lui il parroco Don Sergio Dio della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Borromeo e Don Dario Criscuoli, delegato del Vicariato per l'Incontro Mondiale delle Famiglie. I canti sono eseguiti dal coro della Navicella, diretto da Marianna Cannatà, all'organo il maestro Fabrizio Menicocci.
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Un caro saluto a tutti, in particolare al parroco Don Sergio e a Don Sergio Ghio e Don Dario Criscuoli del Centro della Pastorale Familiare della Diocesi di Roma. E poi un caro augurio, siamo a ridosso del Natale, e in particolare alle famiglie. Oggi viviamo la festa della Sacra Famiglia, quindi un augurio a tutte le famiglie, anche a coloro che ci seguono da casa. Iniziamo la celebrazione eucaristica riconoscendoci peccatori davanti al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. Al finir dell'anno, Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, perché diceva: al Signore l'ho richiesto. Quando poi Elcanà andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a soddisfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al marito: non verrò finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore. Poi resterà là per sempre. Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo.
era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e lei disse: «Perdona, mio Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui, presso di te, a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là davanti al Signore. Parola di Dio. Sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio. Apri, Signore, il nostro cuore
e accoglieremo le parole del figlio tuo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra parenti e conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo, rimasero stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Cari fratelli, ancora nella gioia del Natale celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia. Come scrive Papa Francesco in Amoris Laetitia, l'incarnazione del Verbo di Dio in una famiglia umana a Nazareth commuove per la sua novità la storia del mondo. Il mistero di Nazareth infatti è pieno, un'espressione molto bella, di profumo di famiglia. Tutto quello che ha vissuto la Sacra Famiglia è una luce che può aiutare ogni famiglia a ritrovare la sua luce. Sì, perché la Chiesa crede profondamente, e oggi con questa festa lo annuncia, che esista un Vangelo della famiglia, che in ogni famiglia, anche se nascosta, può esserci una luce che brilla. Anche il brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato ha molto da dire rispetto a questo. Giuseppe e Maria vivono innanzitutto un'esperienza molto angosciante, quella di smarrire il proprio figlio, lo cercano nella carovana, avranno chiesto a tutti: «E qui nostro figlio?» Immaginiamo che sia stato un momento di sofferenza grande. In fondo Gesù era il figlio della promessa, il figlio
che dava senso a tutta la loro storia e in pochi attimi sembrava tutto perduto. Eppure hanno continuato a cercare. E questo penso sia il primo suggerimento che oggi viene dalla famiglia di Nazareth. Continuare a cercare, a chiedere. Spesso quando ci si sposa si parte con molto entusiasmo, poi davanti alle prove della vita però l'entusiasmo viene meno e si sente la pesantezza, sembra che si sia persa quella gioia che c'è nell'amore iniziale, che amarsi per sempre sembra che non sia possibile. Io ho avuto la gioia di accompagnare molte coppie di giovani al matrimonio e devo dire che dopo i primi tempi del matrimonio diversi ritornavano e dicevano: guarda Don Dario, è bello il matrimonio, però quanto è difficile, non è che ci siamo sbagliati, erano proprio in crisi. In realtà ho capito che sono proprio le difficoltà iniziali quelle che spesso formano gli sposi al matrimonio. Difficoltà che possono essere anche grandi, ma nascondono spesso tante benedizioni. Come la famiglia di Nazareth, occorre continuare a cercare e non fermarsi, chiedersi dov'è il dono di Dio che ci è stato promesso. Questa è una domanda che fa bene agli sposi porsi per cercarlo e ritrovarlo ancora. Torniamo al brano evangelico. Quando Giuseppe e Maria arrivano al Tempio, hanno una grande sorpresa. Forse volevano anche rimproverare Gesù, ma rimangono stupiti all'inizio. Vedono che parla e risponde ai dottori della legge con una sapienza che non si aspettavano. Il grande Origene scrive su questo brano: Gesù interroga e risponde, e le sue domande sono straordinarie, molto più però lo sono le sue risposte. Quindi preghiamo e cerchiamolo con tormento e angoscia, affinché noi pure possiamo sentirci provocare con le sue domande, a cui egli stesso poi darà la risposta. La famiglia ha una grande potenzialità che neanche tutte le difficoltà odierne possono eliminare. In essa, riprendendo l'episodio del Vangelo, direi che c'è una domanda in ogni famiglia. Ed è proprio attraverso le crisi e le gioie quotidiane che Dio ci interpella e ci invita a fare dell'esperienza familiare una scuola di vita, simile a volte a un primo ospedale da campo, per riprendere Papa Francesco, in cui essere soccorsi, sostenuti, dove imparare ad uscire da se stessi, imparare che la nostra vita è fatta per essere condivisa, è fatta per prendersi cura degli altri. L'atto di fede che oggi la Chiesa ci chiama a fare è credere che nelle concrete vite familiari ci sia la presenza del Cristo Signore che ci interroga, come interrogava i dottori del Tempio, sull'amore e ci pone delle domande e lo fa perché il nostro amore cresca. Quando una coppia è in crisi, capita che cade nella tentazione di dire: ecco, vorrei che la mia famiglia fosse diversa, magari come quella della mia amica. Loro sì che sono felici, no? Si guarda sempre intorno. Ma questa è una grande tentazione, perché Dio ama ogni famiglia per quello che è, nella sua unicità, e fa una storia con ogni famiglia. E la ama così com'è, attraverso la concretezza delle sue vicende, e la spinge a un amore sempre più grande. C'è in questa, in ogni famiglia, una domanda di amore che non si esaurisce mai, e questo anche nella famiglia più sofferente. E Cristo, che noi chiamiamo l'Emanuele, il Dio con noi, attraverso una pedagogia dell'amore, attraverso i fatti della vita e attraverso la sua grazia, abita nelle famiglie. È quello che noi crediamo profondamente, per questo festeggiamo la Sacra Famiglia, modello delle nostre famiglie. Concludo dicendo che Papa Francesco invita tutte le famiglie dal 22 al 26 giugno prossimo al 10° incontro mondiale delle famiglie. È un invito per riscoprire il cammino della famiglia, mettere insieme le energie, i sogni, le fatiche e anche i dolori di tutte le famiglie del mondo, perché possiamo sentirci un corpo unico che si sostiene nel cammino e che è sostenuto dalla grazia di Dio. E sarebbe bello che ogni famiglia che trovasse una mano tesa di un'altra famiglia, che gli dice: coraggio, cerchiamo insieme il Signore, come hanno fatto Giuseppe e Maria, camminiamo insieme.
Auguri dunque a tutti, in particolare alle famiglie, e proprio terminiamo con le parole con le quali Papa Francesco termina la lettera Amoris Laetitia, parole bellissime: camminate famiglie, continuate a camminare, quello che ci è promesso è sempre di più. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, contemplando la Santa Famiglia di Nazareth, modello di comunione, innalziamo al Padre la nostra preghiera per l'unità e la pace. Preghiamo insieme e diciamo: rinnovaci con il tuo amore, Signore. Per Papa Francesco, nostro Vescovo, e per la Chiesa di Dio sparsa nel mondo, perché la gioia della nascita di Cristo infonda nuovo entusiasmo nell'annuncio della buona notizia di salvezza. Preghiamo. Per tutte le famiglie, perché con l'esempio e l'intercessione della Santa Famiglia di Nazareth accolgano in ogni circostanza il disegno di Dio e siano attente alle necessità di quanti incontrano. Preghiamo. Per il 10° incontro mondiale delle famiglie, che si terrà a Roma nel prossimo giugno, perché sia occasione per sostenere il cammino di tutte le famiglie del mondo. Preghiamo. Per quanti governano le nazioni, perché si impegnino a favore del bene comune. Preghiamo. Per gli anziani, gli ammalati, i poveri e quanti sono nella necessità, perché l'accoglienza e la solidarietà della comunità cristiana siano segno della provvidenza del Padre. Preghiamo. O Padre, che nella Santa Famiglia ci doni un'immagine del tuo amore, concedi di sperimentare nelle nostre case la stessa dedizione e la stessa comunione. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio comune per i nostri e tutta la tua santa Chiesa. Ti offriamo, Signore, il sacrificio di riconciliazione e per intercessione della Vergine Madre e di San Giuseppe, ti preghiamo di rendere salde le nostre famiglie nella tua grazia e nella tua pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero adorabile del Natale, Egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra carne, per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò a esistere nel tempo, per reintegrare l'universo nel tuo disegno, Padre, e ricondurre a te l'umanità dispersa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti a tutti gli angeli, cantiamo esultanti l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il suo vicario Angelo, il Vescovo Dario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santo Stefano e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo a dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiamoci uno sguardo di pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Maria, da parte sua, serbava queste cose nel silenzio. È meravigliosa la descrizione che Luca dà della Madonna nel Vangelo che abbiamo ascoltato. A memoria della disponibilità della Vergine, del suo eccomi e soprattutto della fede di una donna capace di custodire come un tesoro un mistero così grande. L'affermazione dell'Evangelista aiuta anche noi la nostra preghiera davanti all'Eucaristia. Ci invita a meditare con Maria l'infinito amore di Dio che si incarna. Ci chiede di mettere insieme
senza buttare via nulla, le situazioni della nostra storia, gioiose o difficili che siano, per comprendere il suo progetto imperscrutabile, passo dopo passo, attraverso domande e sì incondizionati. Serbare nel cuore il mistero è senza dubbio una responsabilità, perché la carità espressa da Dio che si fa uomo rende capaci anche noi di condividere gratuitamente e in modo concreto la nostra vita con gli altri. Padre clementissimo che ci nutri con questi sacramenti, concedi a noi di seguire con fedeltà gli esempi della Santa Famiglia, perché dopo le prove della vita siamo associati alla sua gloria in cielo, per Cristo nostro Signore. Un grazie a tutti coloro che hanno permesso questa bella celebrazione, in particolare al coro, grazie che ci ha aiutato a pregare, e a tutti gli altri. Un caro augurio, questi giorni sentiamo Cristo vicino a noi, le nostre famiglie, dove c'è Lui c'è la gioia, il Signore veramente ci dà questo ci dia questo grande dono. Riceviamo ora la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questo tempo santissimo, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Amen. Dio che inviò gli angeli ad annunciare i pastori,
La grande gioia del Natale del Salvatore vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Dio che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'assemblea celeste. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio, abbiamo appena risposto nella liturgia. Rendiamo grazie a Dio perché ha scelto di dimorare in mezzo a noi. Rendiamo grazie per il dono dell'incarnazione. La festa odierna ci ha portato a contemplare la Santa Famiglia. Maria, Giuseppe e il bambino ci fanno tenerezza. Richiamano i presepi luminosi delle nostre case, ma ricordano ancor di più e con forza la frase evangelica della notte di Natale: non c'era posto per loro. Un'affermazione scomoda, un dato di fatto, poco romantico, ma vero. Vero 2000 anni fa, come ancora oggi, per tanti che non trovano accoglienza, per chi vive ai margini della società o per chi resta lontano dal nostro cuore. Rendiamo grazie a Dio allora, rendendo grazie agli uomini che si fanno presenti nella nostra vita. Rendiamo grazie a Dio accogliendo chi è nella necessità, chi è scartato, chi non trova posto nella società, perché il Signore è incarnato proprio lì, nella vita di chi tende la mano e ci chiede aiuto. Termina qui la nostra trasmissione dalla Basilica di Santa Maria in Domnica alla Navicella, dandovi appuntamento a sabato 1 gennaio per la messa presieduta dal Santo Padre, dalla Basilica di San Pietro, Simona De Santis che vi ha parlato, il regista Simone Chiappetta, il responsabile del programma Gianni Epifani e i tecnici della squadra Rai Esterna Roma 7 augurano a tutti buona domenica e ancora un sereno e Santo Natale. La linea torna ora a Lorena Bianchetti per la seconda parte del programma a sua immagine e a tutti un Natale che sia casa di gioia e famiglia. Partecipare alla messa e ancora auguri, auguri a tutti quanti voi per questa festa di Santo Stefano, festa oggi della Sacra Famiglia. Ebbene, di famiglia ne stiamo parlando nella nostra trasmissione, lo stiamo facendo naturalmente con una famiglia, che famiglia? La famiglia Venati che ritroviamo, cinque figli, oggi c'è una rappresentanza di quattro, ma ci sono anche nipoti, meraviglioso, immagino che tavolata a Natale. Sì. Abbiamo i tegami da campeggio. Bene, invece da quest'altra parte, Fra Marco Vianelli, ben trovato, l'applauso anche per Fra Marco, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale Familiare. Allora, prima di continuare a parlare con tutti voi, un filmato, un'altra testimonianza, questa volta una famiglia che vive ad Ostia, è una famiglia della comunità di Sant'Egidio. Ascoltiamo la loro testimonianza e poi torniamo in studio. Allora Francesco, sono le 9:30, andiamo, prendi i regali che andiamo al pranzo. Della comunità di Sant'Egidio qui a Ostia, è Natale, Natale festa di famiglia e la nostra famiglia con Margherita e Francesco ha imparato a vivere una famiglia più larga, la famiglia di Sant'Egidio, che sta vicino soprattutto ai poveri, agli anziani e agli scartati, per dirla alla Papa Francesco, tutte quelle persone che oggi riceveranno
qui in chiesa un pasto caldo ed un regalo. Ma molti saranno raggiunti anche a casa, come gli anziani soli, che in questo periodo di pandemia hanno vissuto un vero e proprio isolamento. Noi a Natale non vogliamo lasciare soli nessuno, sola non sarà la nostra famiglia e solo non saranno le altre persone che ci hanno permesso di allargare questa bella famiglia con i poveri. È stato molto importante fare questa cosa per gli altri perché ci ha legato ancora di più, ci ha rafforzato molto quel legame familiare che si era creato tra noi tre. Quindi il fatto di donarci agli altri, di stare con gli altri in amicizia, per noi ha rafforzato molto questo grande senso della nostra famiglia. Stare qui a Natale con la mia famiglia e con i poveri porta armonia anche dentro la nostra casa. Beh, è meraviglioso. Ed è un po' quello, anche se con dinamiche e specificità diverse, vive anche la famiglia Benacchi. Allora, guarda, Raffaella e Gabriele, tra l'altro hanno i nomi di due angeli, quindi immagino, insomma, perché anche c'è tutta questa benedizione nella vostra famiglia. Dico benedizione perché voi all'inizio del vostro matrimonio, dalla medicina, eravate considerati una coppia non fertile. Nel momento in cui avete detto, vabbè, basta, va bene così, ne siete andati in Africa e poi uno dietro l'altro. È successo che noi ci siamo preparati a partire per l'Africa durante il fidanzamento e poi siamo partiti subito dopo il matrimonio, tornati a casa dall'Africa dove io sono stata per morire perché ho avuto uno shock anafilattico, quindi abbiamo sperimentato anche il dolore della morte nostra e degli altri. C'è arrivato questo verdetto per via telefonica che io non avrei mai potuto avere figli perché era come se non avessi l'utero. Abbiamo pianto, disperato, ricordato il cane che diceva non valgo forse io più di 10 figli. Abbiamo vissuto questo travaglio di 10 anni, poi il giorno del 10° anniversario di matrimonio, l'Epifania dell'88, abbiamo battezzato il primo figlio dopo 10 anni di attesa. Dopo sono arrivate 7 gravidanze, 2 bambini sono andati in cielo prima di abbracciarli e poi è arrivato Sammy in macchina all'ultimo.